Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del Regolamento, i deputati Angelina Alfano, Gioacchino Alfano, Amendola, Amici, Ascani, Baldelli, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Franco Bordo, Michele Bordo, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Casero, Castiglione, Antimo Cesario, Ciauchi, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, De Micheli, Del Basso, De Caro, Dell'Ai, Fautilli, Federica, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofalo, Garofani, Gelli, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozzi, Grillo, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pisicchio, Porta, Srampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Paolo, Nicolò, Romano, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Scotto, Soria, Altabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zampa e Zanetti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 88, come risulta dall'elenco allegato, depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 1658A. Disposizioni in materia di protezione dei minori stranieri non accompagnati. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è pubblicato nell'allegato A del resoconto stenografico della seduta del 21 ottobre 2016. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ne ha chiesto l'ampliamento. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire la relatrice Barbara Pollastrini. Prego. Grazie. Presidente, sottosegretario, colleghe e colleghi, forse per noi questa settimana non sarà diversa da molte altre, per altri invece potrebbe fissarsi sul calendario come una tappa di vita di pace. Lo potrebbe essere per migliaia di ragazze, ragazzi, bambini che fuggono da guerre, fame e inferni. Una parte di loro è già senza famiglia perché il mare si è ingoiato chi avevano di più caro. Ma può capitare che sia una madre a metterli su quei barconi come ultima ancora di salvezza. O a considerare quella la via per ricevere qualche danaro a casa, anche costi, sfruttamenti e ricatti. Il fatto è che nella nostra epoca della migrazione c'è un'umanità giovane, direi fanciulla, che mette a prova le fondamenta della nostra civiltà. 50 milioni nel mondo, secondo l'UNICEF, è questo il numero di minori profughi e migranti. Pensate, insieme sarebbero una delle nazioni